Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nove. Ho terminato Podcast Manager App. Questo software gratuito vi permetterà di creare un feed RSS XML alla fine del vostro podcast da pubblicare online. L'idea di questa applicazione nasce da un'esigenza molto semplice: rendere più facile ed esente da errori la creazione del feed RSS XML che uso per pubblicare il mio podcast. Abbiamo visto in un video precedente che vi lascio qua sopra come creare un podcast da zero senza spendere una lira o comunque sfruttando quello che abbiamo già a disposizione se abbiamo uno spazio web. Ma modificare ogni volta file RSS è un po' un casino, nel senso che si sbaglia sempre qualcosa, mi è capitato diverse volte e ogni volta sono dovuto correre ai ripari e ripubblicare al volo. Meglio che la parte di codice la gestisca una macchina, così io mi potrò dedicare alla parte di contenuto e alle descrizioni. Ma andiamo subito sul sito web www.solocose9.it, la casa madre di questo grande progetto che sto portando online, così vi faccio vedere come arrivare all'applicazione. Semplicemente dal sito si va sotto tecnologia e c'è subito il link Podcast Manager App. Sul sito ovviamente trovate anche un sacco di articoli messi per categoria, ad esempio fotografia, tutorial, recensioni, business, gusto, lifestyle. Qua ci sono anche tutti i libri che ho scritto se volete andare a darci un'occhiata, la pagina dei podcast per accedere direttamente ai podcast, ma questa è un'altra storia. Andiamo quindi sotto tecnologia e clicchiamo Podcast Manager App. Ci si aprirà quindi l'applicazione, che è questa, è molto molto semplice, è divisa in due sezioni, una parte per il canale e una parte per gli episodi. Semplicemente qua possiamo andare a modificare tutto quello che sono le informazioni del nostro podcast. Io potrei chiamarlo invece che Solo Cose Nove, Solo Cose Buone, perché come sapete ho anche il canale di cucina che si chiama Solo Cose Buone. Modificare tutte le categorie, che ne so, solo cose buone, diciamo che è education, perché faccio delle ricette, metto education, qua posso mettere how to, posso selezionare anche in multiselezione self improvement, posso mettere multicategorie, insomma quello che voglio, copyright, le date di pubblicazione, questa qui ovviamente viene aggiornata alla data corrente in cui sto registrando il video, e poi potete selezionare ovviamente l'avatar. Io il mio avatar ce l'ho qua e l'ho messo qui, se il podcast è esplicito, vero o falso, eccetera eccetera eccetera, anche la mail. Qua su questa mail tra l'altro potete scrivermi se volete partecipare al podcast oppure se avete qualche suggerimento o consiglio riguardo questa app. Una volta finito di modificare tutte le varie sezioni del canale potete cliccare submit e qua a destra direttamente vi verrà creato il feed che potete copiare su un file di testo. Questo tra l'altro lo potete anche allargare per vederci meglio e vedete che ci sono tutte le cose che avete scritto, ad esempio qua ho cambiato il titolo Solo Cose Buone e tutti i tag necessari per pubblicare un podcast online. Mi raccomando, qua sotto c'è un commento insert episodes here, cioè inserite gli episodi qua, e andiamo subito a vedere come si creano gli episodi che dovremmo poi copiare e incollare qua dentro prima di pubblicare questo feed RSS. Qua sotto c'è la parte degli episodi, stessa cosa, anche qui possiamo cambiare tutto quello che vogliamo. Qui posso mettere solo cose buone, il podcast intro, piuttosto che cambiare qualsiasi descrizione, ASDF, che è il classico di quando si clicca la tastiera senza sapere cosa si sta facendo. Si può mettere la data di pubblicazione, che possibilmente si mette nel futuro con il facile calendarietto. Qua ad esempio in Closure Land vi starete chiedendo che cos'è, beh qui basta che andate col mouse sopra i titoletti e apparirà un tooltip con le descrizioni. Qui vedete che le lettere accentate sono ancora con i punti interrogativi, ma questa è una correzione che farò prestissimo. Anche qui stessa cosa, cliccate submit e qua vi verrà creato l'episodio che vedete inizia con item e finisce con item. Quindi questo qui è tutto un episodio, ovviamente anche qua sotto potete allargare per vedere meglio che cosa è venuto fuori con tutte le varie categorie che avete selezionato. Questo lo potete prendere tranquillamente da qua, andarlo a infilare nel file del podcast, quello ufficiale, quello che c'è tutto dentro, e qui avete creato una pagina del vostro podcast con tutte le caratteristiche, le immagini, le descrizioni e quant'altro, e qua sotto avete creato un episodio del podcast. Man mano che andrete avanti nella pubblicazione degli episodi ovviamente questa pagina rimarrà uguale e qua sotto potrete andare ad aggiungere un secondo episodio, un terzo episodio, e gli episodi li potete creare da qua sotto nella sezione episodes. Ma intanto, se questo video vi sta piacendo, vi ricordo che potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie!
Ebbene, vi ho detto tutto, spero che questo software che sto pubblicando gratuitamente online vi interessi, vi sia utile, vi piaccia. Se avete qualsiasi consiglio o suggerimento, come vi ho detto prima, potete scrivere su podcast@solocosenove.it oppure contattarmi sui vari social, io cerco sempre di rispondere a tutti, anche qua sotto nei commenti, se vi va di darmi la vostra opinione. Ringrazio ancora tutti per essere stati con me anche oggi e ci vediamo in un prossimo entusiasmante video. Ciao!